Grazie Carlo, cari Presidente, cara Presidente, e vorrei ringraziare la Fondazione di avermi invitata e anche tutti coloro che hanno reso possibile e agevole questa visita. Grazie mille. Partiamo dalla pediatria, e finiamo con la pediatria. L'esercizio fisico è stato trattato dal precedente relatore e vi auguro che non siate stati troppo privati del sonno, perché sono l'ultimo a parlare e mi auguro, insomma, che poi possiate andare tranquillamente se lo siete stati. Allora, io mi occuperò di nutrizione precoce, di salute futura, di programmazione metabolica e di alimentazione in età precoce. Come vedete su questa slide, diverse sono le patologie croniche che sono riferibili alla nutrizione nella prima età. Sappiamo che la nostra salute futura ha molto a che vedere con fattori che dipendono dalle nostre madri, cioè l'alimentazione prima e durante la gravidanza, l'obesità della madre, il passaggio dei nutrienti attraverso la placenta e ovviamente, come abbiamo già detto, l'allattamento al seno. Per quel che riguarda invece il bambino, ovviamente torniamo sull'allattamento al seno, la ripresa della crescita, l'attività fisica e naturalmente il regime dietetico. Parliamo di programmazione metabolica. Si tratta di origini fetali perinatali e postnatali delle patologie dell'adulto. Molto spesso si tratta di fattori non genetici che intervengono, ma normalmente si tratta di fattori epigenetici, i quali hanno un'influenza appunto sulla programmazione metabolica. Uno dei primi esempi viene dalla Gambia. Questo è uno studio del gruppo di Sophie Moore e Andrew Prentice, e mostra che ci sono in Gambia due stagioni, la stagione umida e quella secca, e le donne durante la gravidanza possono soffrire di conseguenza o dell'abbondanza dei raccolti durante la stagione umida oppure della fame durante, possono soffrire di fame durante la stagione secca. C'erano molte più morti tra i bambini nati nella stagione della fame, quindi la stagione secca, e si è dimostrato che in pratica si trattava come causa della morte di fattori epigenetici relativi allo stato della madre nel momento in cui era in gestazione, e gli effetti si potevano avvertire fino all'adolescenza. Questo è uno studio a cui ha fatto riferimento Agostoni, anzi uno studio successivo, uno studio di Hales and Barker. Si sono considerati uomini all'età di 64 anni con questi esiti. Vedete che più è basso il peso alla nascita, più è probabile che da adulti si sviluppi il diabete. Barker e i suoi colleghi hanno quindi proceduto a formulare l'ipotesi del gene economo, in cui si ipotizzava che uno scarso crescimento fetale, uno sviluppo, un sottosviluppo successivo poteva causare una sindrome metabolica con una modificazione permanente del metabolismo glucosio-insulina. Forse voi non sapete che nel settembre del 1944, quando le forze alleate entravano nei Paesi Bassi, il governo olandese in esilio per sostenere questa invasione ha organizzato uno sciopero, e il regime nazista
ha per ritorsione reso impossibile il trasporto di derrate alimentari verso il paese. Questo fenomeno ha dato luogo a quella che si conosce come la carestia olandese, che è perdurata fino alla liberazione nel 1945. Con questa scarsa disponibilità di cibo si sono studiati gli effetti sulle donne e sui bambini. Si può guardare all'esposizione alla malnutrizione in fase precoce, mediana o tardiva e gli effetti di questa privazione di cibo. Questo è uno studio che è stato sviluppato quest'anno sul British Medical Journal. Ecco qui si riassunti alcuni dati a vostro vantaggio, ho operato io questa sintesi. Una malnutrizione in fase precoce durante la gestazione dava un incremento di patologie coronariche di 8,8 volte in più, e vedete anche a livello di esposizioni precoci e medie nella gestazione l'effetto, per esempio, anche rispetto alle patologie respiratorie. Questa gestazione durante la carestia olandese è stata studiata poi a distanza di anni rispetto ad esempio al tumore della mammella. Era associato, sì, ma soltanto alle fasi precoci della gestazione. Quando si è guardato lo score all'età di 63 anni si è notato un incremento significativo di mortalità generale, cardiovascolare, oncologica e con specifico riferimento al tumore della mammella. L'esposizione alla malnutrizione, alla sottonutrizione, quindi avvenuta in fase prenatale, ha degli effetti permanenti sulla salute umana e gli effetti dipendono proprio dal momento della gestazione a seconda degli organi e dei sistemi interessati. Quindi il basso peso alla nascita ha una correlazione con le patologie cardiovascolari, come sembra dire questo studio? Questo è uno studio pubblicato da Mohseni nel 2020. Vedete la famosa curva U con bambini di meno di 2,5 kg. Più è basso il peso, più c'è il rischio di patologia cardiovascolare. Ma se si è obesi al di sopra dei 4 kg, più si è obesi, più alto è il rischio di patologie cardiovascolari. Diciamo, questo è il peso naturalmente alla nascita e quindi questo determina il rischio di patologia cardiovascolare, questo peso alla nascita. Qui si studia l'obesità della madre durante la gravidanza in relazione alla mortalità per patologie cardiovascolari, a cominciare da un BMI di 30, cioè con donne obese. Più aumenta il BMI alla nascita del bambino, più si ha un rischio elevato di mortalità precoce da adulto dello stesso bambino. E è anche associata a una maggiore incidenza del diabete di tipo 2 legato al sovrappeso, il diabete di tutti i tipi, ma se si va a vedere più da vicino il tipo 1 non dà significatività, mentre le donne obese durante la gravidanza, durante la gestazione, danno un odds ratio per i bambini significativo di sviluppo di diabete di tipo 2 da adulti. E infine, questo è uno studio che è stato da poco pubblicato su GATT, considerando l'obesità materna durante la gestazione e il cancro del colon. In questo caso si sono studiati 68 figli di madri obese durante la gravidanza che hanno sviluppato cancro del colon retto. Praticamente la metà era stato diagnosticato prima dei 50 anni. L'obesità materna incrementa anche il rischio del cancro colorettale in tutta la prole.
E intanto dà anche problemi di peso, di sovrappeso nella prole. Allora, dopo avervi convinti dell'importanza dell'alimentazione durante la gestazione e anche prima, vorrei parlare di due aspetti che sono importanti per il neonato, ossia l'alimentazione al seno e l'integrazione dell'alimentazione. Vi ha alluso il professor Agostoni, questo è preso da un position paper che ci dice che il latte materno è il cibo naturale dei bambini fino almeno ai 6 mesi. È molto difficile studiare l'alimentazione al seno. Ho portato queste immagini perché non so se tutti lo sappiate, ma il British Medical Journal ogni primo gennaio pubblica un'edizione umoristica con dei paper molto divertenti. Qualche anno fa hanno pubblicato un paper che si faceva beffe degli trial randomizzati controllati. Lo studio indicava che è sicuro saltare fuori da un aereo senza paracadute perché nessuno studio confronta il fatto di lanciarsi da un aereo con o senza un paracadute. E il problema con l'alimentazione al seno non è poi così dissimile. Innanzitutto c'è una questione etica e quindi non si può studiare alla cieca e non c'è la possibilità di studiare altri elementi cosiddetti confondenti, cioè aspetti legati alla madre come la scolarizzazione o il quoziente intellettivo, il fatto che fumino, l'esposizione professionale a tutta una serie di elementi. Quindi non si riescono a studiare tutta una serie di associazioni. L'unico studio che si è sforzato di andarci vicino è questo studio svolto da Michael Kramer e colleghi che sono andati in Bielorussia dove la prevalenza dell'allattamento al seno era pari a circa il 6% e hanno introdotto un trial di promozione degli interventi di alimentazione al seno aumentando l'allattamento al seno esclusivo al 43,3% a 3 mesi. E hanno scoperto che a 6 anni questi bambini avevano un cui maggiore dicendo quindi che i bambini alimentati al seno avevano un QI più alti. E comunque questo non si spiegava più di tanto perché comunque la prevalenza era il 44% e non il 100% di allattamento al seno. Adesso abbiamo studiato gli outcome su questi bambini, per esempio rispetto all'eczema che è meno visibile all'esame cutaneo nei bambini poi che nello studio appunto in Bielorussia erano stati avviati all'allattamento al seno. Ci sono degli outcome di breve e lungo periodo come la mortalità, le infezioni che hanno anche effetti sull'invecchiamento e si è dimostrato in maniera convincente che tutta una serie di fattori sono legati all'alimentazione al seno, ad esempio l'intelligenza, circa una differenza di 3 punti di QI e anche una minore incidenza di tumore della mammella, quindi con una riduzione superiore al 4% di riduzione per ogni 12 mesi di allattamento al seno del bambino. E ci sono anche delle evidenze interessanti sull'obesità, anche se non così incontrovertibili quanto le precedenti. Questo è uno studio su una coorte per la quale è stata valutata la prestazione, le competenze cognitive di uomini all'età di 50 anni che poi hanno fatto misurare le proprie capacità cognitive ancora all'età di 75 anni. Potete vedere che coloro che non sono mai stati alimentati al seno o solo fino ai primi 3 mesi
avevano delle incompetenze, mentre coloro che erano stati trattati avevano dei vantaggi particolarmente sensibili in coloro che erano stati allattati al seno per 6 mesi o più. Forse anche il sonno poteva aver avuto un effetto su questo studio, ma non l'abbiamo escluso, quindi non lo sapremo mai. Infine vorrei parlare della integrazione alimentare e quindi come alimentiamo i bambini e come questo abbia un effetto sullo sviluppo, sul rischio di sviluppare delle allergie. Questo sono io qualche anno fa, perché a sinistra vedete il mio nipotino e la mia nipotina, una ha 6 anni e l'altro 5. Guardate come questi bambini amano questi snack fatti di arachidi. È uno snack molto comune in Israele e se non ve lo danno è perché qualcosa non va, anche prima dell'anno di età. Piace anche ai cani, devo dire. In ogni caso, questo ha dato vita a uno studio che ha considerato l'alimentazione dei bambini piccoli in Israele e nel Regno Unito, studiando in maniera specifica, per esempio, gli ebrei ortodossi, con una comparazione tra popolazioni in Israele e nel Regno Unito con le stesse predisposizioni genetiche. I bambini tra gli 8 e i 14 mesi consumavano 80 grammi di arachidi, venivano esposti 8 volte al mese a questo snack e 0 nel Regno Unito. Interessante è che questo studio è stato pubblicato 13 anni fa ed è stata una delle prime dimostrazioni che l'esposizione previene le allergie, perché le allergie hanno una prevalenza negli Stati Uniti rispetto all'arachidi del 2%, mentre in Israele nello stesso gruppo etnico meno dello 0,2%. Altra osservazione, questi sono dati sull'alimentazione delle madri durante la gravidanza e collegamento con il rischio di allergia alla frutta secca. Quando consumavano delle arachidi più di 5 volte alla settimana, il rischio di allergia nel bambino era ridotto. Questo è lo studio LEAP realizzato da studiosi del Regno Unito. Non vi darò tutti i dettagli, ma hanno preso 640 bambini che già avevano sviluppato un'allergia accertata alle uova e li hanno studiati per l'allergia alle arachidi. Quelli che non erano allergici sono stati esposti tra l'età di 4 e 11 mesi al consumo di arachidi e consumavano lo stesso snack che vi ho mostrato 3 volte alla settimana con 3 grammi di proteina, 2 grammi di proteine di arachide. Qui potete vedere dose aumentata più tardi, vedete l'analisi intention to treat è quella da protocollo e il rischio di allergie relativo. In pratica, se si ricevevano 6 grammi di arachidi alla settimana fino ai 5 anni, successivamente nella vita la frequenza di sviluppo delle allergie era ridotta. Un altro studio importante è stato invece pubblicato da un gruppo del Regno Unito che ha preso dei bambini allattati al seno e li ha esposti a 4 mesi e 6 mesi a tutta una serie di alimenti allergenici. Qui l'intention to treat qui non c'è, c'è solo il per protocol, però vedete l'effetto significativo sia per quel che riguarda l'allergia alle arachidi che per quello che riguarda l'allergia alle uova.
E quindi se a 4 mesi di età si è esposti a arachidi e a uova, questo vi rende meno suscettibili allo sviluppo di allergie nel seguito della vita. Questo è uno studio canadese all'età di 7 anni, studiando in pratica questi bambini e retrospettivamente la loro storia, hanno stabilito che quando il bambino consuma arachidi e durante la gravidanza e il bambino ne consuma molto presto nella vita, la probabilità di allergia è più bassa. Vorrei concludere con questo messaggio molto molto israelitico, perché già nella Bibbia Geremia diceva che i figli patiranno per le colpe dei padri, e quindi questo ci dice che dobbiamo occuparci bene dell'allattamento al seno e un'adeguata esposizione all'alimentazione integrativa per poter evitare tutti questi rischi. Grazie.